Benvenuto su Fuori Orario. Io sono Luca Villa e in questo podcast ti parlo dei nuovi album e delle nuove canzoni da ascoltare e dei nuovi film da guardare assolutamente. Non solo, spazio anche a interviste, speciali sui concerti, dischi che tutti dovrebbero conoscere, band emergenti da tenere d'occhio e tanto, tanto altro. Fuori Orario è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme streaming, da Spotify a Apple Podcast. Dopo aver ascoltato questo podcast, per non perderti nuovi episodi, clicca su Seguimi, clicca sulla campanellina e, se quello che hai ascoltato ti è piaciuto, valuta 5 stelle questo podcast. Stay hard, stay angry e ascolta Fuori Orario. Oggi parliamo del concerto di Harry Styles che suonerà alla RCF Arena di Reggio Emilia sabato 22 luglio 2023 e che probabilmente sarà la sua unica data italiana del prossimo anno dopo il grande successo dei due spettacoli suonati a fine luglio a Casalecchio di Reno, di Bologna e a Torino. Leggendo sul web sono molte le persone che si stanno lamentando della location prescelta, scrivendo cose senza alcun senso legate alla RCF Arena. Come prima cosa è ben specificare che qualsiasi location di un concerto non riesca mai e poi mai a mettere d'accordo davvero tutti i fan di un artista. C'è chi lo vorrebbe vedere sempre in un palazzetto perché semmai la prima volta che l'ha visto è stata proprio in un contesto simile, ma dimenticandosi che ormai quell'artista è diventato come popolarità 10, 20, 100 volte più grande di quando aveva iniziato. Oppure c'è chi lo vorrebbe vedere sotto casa per non aggiungere costi per trasporti e pernottamenti, una cosa giusta dato che già i biglietti costano parecchio, ma non sempre possibile ciò che uno sogna. C'è chi poi critica l'artista perché semplicemente non lo conosce o non lo apprezza. Per questo c'è ben poco da fare, Harry Styles è uno dei pochi artisti in grado di riempire una location da più di 100.000 persone. I dischi che ha inciso dopo lo hiatus dei One Direction sono onesti album di pop dove a volte è possibile sentire qualche eco rock. In altri momenti il soul la fa invece da padrona. Il suo recente album, Harry's House, dove tra l'altro nel titolo si cita un classico di Joni Mitchell, secondo me è la sua opera più riuscita, esempio perfetto di quello che il pop dovrebbe essere. Poco importa che qualcuno dica ma che cazzo è Harry Styles? Ripeto, uno dei pochi artisti che può riempire un posto del genere. C'è poi chi si lamenta del caldo perché il concerto si terrà il 22 luglio, quindi in piena estate. Ebbene, vi svelo che da sempre i concerti si svolgono in estate e non solo a inizio giugno o in settembre. Spesso si tengono anche a luglio. Quante volte Springsteen, Pearl Jam, gli Stones, U2, Coldplay, Madonna o Billie Eilish hanno suonato in Italia nel mese di luglio? Parecchie volte. Ma soprattutto le lamentele che ho letto più spesso sul web riguardano proprio la RCF Arena, ovvero la location scelta per questo concerto di Harry Styles. In molti dicono che è un campo di patate, altri pensano sia un'enorme distesa di cemento, in quanto l'arena è ubicata al campo volo di Reggio Emilia. Tutte cose false però. La RCF Arena non è infatti un campo di patate, ma è bensì un'arena inaugurata nel giugno di quest'anno con due concerti da 100.000 persone passa. Il primo di Ligabue e il secondo delle sette donne, ovvero Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Moroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Non solo, è l'arena all'aperto più grande che c'è in Europa, creata esclusivamente per i concerti. Insomma, ce n'è da esserne fieri, ecco. E il concerto di Harry Styles organizzato da Live Nation fa ben capire quanto anche un colosso come appunto Live Nation abbia puntato gli occhi su questa location, lasciando ben sperare che in un futuro arrivino tanti altri artisti internazionali. Lo sapete, vero, che proprio 25 anni fa a Reggio si esibirono gli U2? E non solo, in questa città si sono esibite anche altre grandi band come Soundgarden, Korn, Prodigy e tanti, tanti altri. Io ho avuto modo di sentire i suoni e testare alcune cose di questa arena e posso assicurarvi che il suono è assolutamente limpido quanto cristallino.
Ho visto centinaia di concerti e mai un concerto come quello che ho visto in giugno di Ligabue, artista che tra l'altro manco mi piace, è suonato così bene. Merito ovviamente della RCF, un'azienda italiana di Reggio Emilia nata nel 1949, tra i leader mondiali nella produzione di sistemi audio professionali. Inoltre la RCF Arena presenta una pendenza che rende la visuale di ogni spettatore perfetta, senza ostacoli. Ovviamente, se comprerete biglietti dei settori più lontani non vedrete Stai negli occhi, ma grazie agli ottimi maxi schermi e un suono tanto sconvolgente quanto avvolgente riuscirete ad apprezzare sicuramente il suo spettacolo. In molti poi credono che la RCF Arena equivalga a dire campo volo, ovvero la casa di Ligabue. Ma è sbagliato anche questo, perché non è che una volta entrati nell'arena vi troverete davanti una statua del rocker di Correggio. No, una statua no, ma una silhouette illuminata sì. Siete avvertiti, eh? Chiudo dicendo a tutti i criticoni del web che Reggio Emilia esiste. Infatti molti su Twitter, appena dopo l'annuncio del concerto, hanno scritto: ma dove cazzo è Reggio Emilia? Non solo esiste, ma è una bella città giusto tra Modena e Parma, con un'ottima stazione chiamata Medio Padana, dove ovviamente transitano parecchi treni ad alta velocità che collegano bene o male tutta l'Italia con Reggio Emilia. Tra l'altro proprio il treno sarebbe una delle opzioni migliori per recarsi in città per assistere a questo concerto. E poi a Reggio si mangia un gran bene. Ultima nota. Se andrete a vedere Restyles alla RCF Arena, non perdetevi per nessuna ragione al mondo le opening act, ovvero le Wet Leg, un gruppo post-punk inglese che la scorsa primavera ha pubblicato il suo disco di debutto, un fantastico album che contiene tra l'altro Wet Dream, recentemente coverizzata per la BBC proprio da Harry Styles.